Ciao, bentornati al mio canale, un bacio grande da Patrizia. Allora, vi devo far vedere un pochino di nuovi arrivi, new entry, un po' di shopping e due collaborazioni e iniziamo subito. Oggi, perdonatemi, non sto in grandissima forma, però ci tenevo a fare subito questo video per non far accumulare, insomma, le cose. Non sto in grande forma, per fortuna la luce che c'è mi sta aiutando perché sono stata punta da una Vespa qui. 2 o 3 giorni fa, quindi la parte si è anche già abbastanza sgonfiata. Mi appunto qui e poi piano piano tutta la infiammazione, il siero è sceso, quindi sembra che io abbia una bella pochette qui e sono stata malissimo. Non lo auguro a nessuno, soprattutto in viso. Perdonate, oggi va così. Infatti sono anche truccata poco negli occhi, ho solo un po' di mascara perché non riesco a mettere nulla, insomma. Allora, vi faccio vedere. Ho iniziato a fare shopping prima dei saldi da H&M perché avevo un buono. Sapete che da H&M, come anche da OVS, mi sembra, insomma, anche in altre grandi catene potete fare il riciclo consapevole, e cioè portare una busta di abiti dismessi e ottenere in cambio un buono per ogni busta di 5 euro che potrete poi utilizzare per un acquisto di capi non in promozione, quindi sono escluse le promozioni, sono esclusi i saldi. Lo potete utilizzare per un acquisto di 40 euro. Vi consiglio, se avete tante cose, di fare delle buste piccoline, così otterrete più buoni da utilizzare. Insomma, tanto hanno una scadenza di un anno. I buoni da H&M, insomma, è facile andare. Ad esempio, io ci compro molto anche per i miei bambini. Quindi vi consiglio di non fare il pacchettone grande, il bustone grande, ma di smaltirvele così, anche perché quando portate ottenete il buono, non è che dovete subito spenderlo in quel momento. Allora, siccome avevo questo buono, sono andata proprio pochi giorni prima dell'inizio dei saldi, però ci sono delle cose che ho visto che sono già scontate e quindi le potete anche trovare. Una cosa che era a prezzo, cioè, talmente basso che non va in promozione, quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, iniziamo con questa blusa qui, mi alzo così ve la mostro meglio, che segue questo trend. Si può portare quindi così oppure si può portare sopra. È molto carina perché questa mi è piaciuta molto, ce ne sono tantissime da H&M di questo tipo e molte sono anche scontate. Questa è particolare perché ha un cotone molto leggero, è celeste polvere, il colore mi piace tantissimo, ha anche una sfumatura tendente al lilla ed è sottilissima, leggerissima, è in cotone batista ed ha dei piccoli piccoli pois di stoffa, di tessuto, insomma, della stessa stoffa, ed è carinissima, larga, abbastanza larga. Questa è una taglia 36, cioè equivale a una 40. Se ci fosse stata la 34 l'avrei presa perché è grande, è molto abbondante, però diciamo che almeno qui a volte queste maglie così a me fanno difetto, cioè mi vanno bene di spalle, mi vanno bene di busto, ma mi sono strette qui. Invece questa, diciamo, ecco, comunque va bene, ecco, è una cosa morbida, fresca, si lava, si asciuga in 2 minuti. Se la appendete così neanche la dovete stirare perché comunque ha già di suo un effetto un po' stropicciato, diciamo così, no? Il motivo per cui l'ho presa. Allora, poi ho preso una cosa molto basic che ovviamente non è in saldo, ma che costa talmente poco. La classica t-shirt bianca, tutte queste cose le ho già lavate. La classica t-shirt bianca, questa ha lo scollo a V. Questa è una media, ho preso la media perché non c'era la S, però devo dire che, insomma, nasce come maglietta con effetto loose, cioè morbida. Ed è così, semplicissima. E questa, me lo ricordo, l'ho pagata 5 euro, 4,99. Il pezzo forte sono dei pantaloni. Io, mentre stavo facendo acquisti, ero in camerino, mi sono fatta qualche foto e li ho condivise su Instagram, nelle stories di Instagram. Allora, questi pantaloni, ho ottenuto gli scontrini, vediamo se mi ricordo anche il prezzo della blusa, che mi sembra a prezzo pieno fosse, sì,
19,99. Se vi interessa il codice della blusa, dovrebbe essere 06 21 683, se la volete ricercare. Allora, i pantaloni sono della linea Slacks, che sono dei pantaloni che io prendo molto spesso, ma non questo particolare modello, un altro con la bottonatura diversa. Li prendo molto spesso perché hanno un tessuto che mi piace molto, perché ha una perfetta vestibilità, è consistente, è elasticizzato, è un cotone elasticizzato che quindi, diciamo, veste molto bene, sono dritti, a sigaretta, e questo in particolare è un modello però estivo con dei colori molto vivaci, ma ci sono di tantissime fantasie anche a tinta unita. Allora, questo ha la bottonatura davanti, la cerniera davanti, delle tasche laterali e una finta taschina, insomma, qui dietro. Sono dritti, arrivano alla caviglia, quindi non sono lunghissimi, sono a sigaretta e hanno sulla caviglia uno spacchetto. Questa taglia è una 34, costano 24,99, 34 mai portata io in vita mia, cioè io non sono una 34, ovvero 38, con H&M dovete aggiungere 4 taglie, sarebbero una 38, io non so, cioè una 38... sono stata prima dei figli, insomma, sono una 40, una S, una 40 morbida, una 40/40, dipende insomma dai momenti, diciamo una 40. E mi ero andata a provare questi pantaloni nella taglia che prendo abitualmente, cioè la 30, erano enormi. Stranamente stessa taglia nell'altro modello con la bottonatura laterale, perché c'è sempre, ci sono altri modelli così, diciamo questa tipologia di pantaloni, anche la bottonatura di lato sul fianco, e quelli mi erano proprio perfetti, anzi forse un pochino aderenti. Comunque vabbè, di questi alla fine ho dovuto prendere la 34 e ho visto che questi in particolare non ci sono nel sito, cioè questa fantasia in particolare non c'è ancora. Però in negozio l'ho presi la settimana scorsa, quindi magari in negozio li trovate, ma ci sono di questa tipologia tanti altre fantasie già scontate a 14 euro, insomma, quindi ve li consiglio, perché ora magari per il caldo sono un pochino pesantini, però se voi lavorate in un ambiente con l'aria condizionata avete necessità comunque di avere un abbigliamento un pochino più così, non dico formale ma costruito, questi sono perfetti, e anche in tonalità diciamo neutre li utilizzate anche più avanti. Di questa camicetta invece ci sono tantissime tipologie simili a queste, con le righine bianche e nere, bianche e celesti, bianche e rosse, e anche quelle le ho viste molto scontate, cioè questa veniva a 19,99 e adesso ci sono a 13 euro, così. Oh, andiamo avanti con accessori. Allora, mi è stata offerta una collaborazione da Banggood, che ringrazio, grazie mille Banggood per avermi dato questa opportunità di scegliere alcuni prodotti e farveli testarli e farveli vedere. Era la prima volta che collaboravo con Banggood e sono stata molto contenta. Tempi di spedizione sempre i soliti, 2-3 settimane. E queste cose mi sono arrivate già da un pochino, ma poi non ho avuto modo di farvele vedere perché sono stata male, insomma la convalescenza mi ha un pochino fatto cambiare tutti i programmi dei video che dovevo pubblicare. Allora, che cosa ho scelto io? Ho scelto una borsettina, una diciamo pochette, che ha più funzioni. Io adoro queste tipologie di prodotti, ne ho anche uno che ho comprato io diversi anni fa. Sono praticamente sia dei prodotti, delle pochette, sia delle borse che si mettono dentro alla vostra borsa e che vi consentono poi di cambiare l'interno senza dover, con un gesto soltanto, cioè se voi riempite questa borsettina con il vostro documento, porta carte di credito, telefono, fazzoletti, portafogli, eccetera, e ci sono tanti scomparti, voi poi con un solo gesto potete cambiare la vostra borsa. Questa è fatta molto bene, meglio di quella che ho io, perché allora prima di tutto ha queste taschine, queste bretelline qui, questi manici, scusate, e quindi vi consentono anche di portarla, no? A mano, per dire, se andate al mare, eccetera. Poi ha due zip, ha tre scomparti, uno centrale
E poi ha due zip laterali, quindi in tutto vedete gli scomparti sono tre e sono molto capienti, quindi qui potete mettere le cose più che dove devono restare al sicuro, ad esempio il portafoglio e il cellulare. E invece quella che avevo io e che pagai pure abbastanza, mi pare una trentina di euro la pagai addirittura, non ce l'ha, ha un elastichino ed è aperta quindi all'interno. Poi ha tanti scomparti, ha due tasche qui. E questa vedete anche trasparente, quindi si può anche vedere bene quello che c'è, ad esempio i fazzoletti qui ci vanno bene, e anche da quest'altra parte. Prezzo molto basso e è molto carina. Questo è un bordeaux che adatta anche secondo me all'uomo, abbastanza capiente. Questo ovviamente è per una borsa di medie e grandi dimensioni, perché lei stessa ha la capacità di una pochette. Poi ho scelto due pennelli. Uno mi incuriosiva molto. Uno è sporco perché l'ho usato per mettere un po' di blush. Allora, uno mi incuriosiva molto che è questo, che credo sia un pennello da fondotinta, un po' zen come pack. Credo che sia un pennello da fondotinta, ma io l'ho utilizzato come pennello da fondo, devo dire la verità, per il fondo liquido, ed ha un effetto airbrush. Ovviamente credo che lo potrete utilizzare anche per le polveri. Comunque io l'ho utilizzato per il fondotinta e ha la capacità di trasformare il vostro fondotinta con un effetto molto soft skin, cioè veramente airbrush invisibile, e infatti mi è piaciuto molto per questo. Se voi volete un effetto però più coprente, ovviamente non va bene. Poi ho preso un altro pennello che è un simil Real Techniques. Io già ne ho un altro di questi, di un altro brand, cioè un dupe, e mi piace molto. Questo è un pennello molto fitto, molto valido, non perde peli. Questi entrambi li ho già lavati e riutilizzati. Non noto differenze io con l'originale, insomma, ve li consiglio. Vi metterò i link di tutto questo sotto, e poi uno specchietto da toilette. Ecco, io intanto mi guardo, che ha due parti: una che ingrandisce, quindi per potersi depilare, ad esempio, le sopracciglia e andare a scovare il peletto più invisibile che c'è, troppi ce ne sono qui da me. E poi invece un effetto, diciamo, normale. Questo è piccolino e mi è piaciuto proprio perché è piccolo, in quanto non occupa tanto spazio. Se ad esempio avete un bagno con un piano d'appoggio minimal, questo è perfetto, è l'ideale, perché non occupa tanto spazio, però effettivamente il suo lavoro lo fa. Allora, questo era Banggood, che ringrazio ancora. E poi ho delle cose di Zaful da farvi vedere, e ringrazio anche Zaful per quest'altra opportunità. E ho scelto delle cose, diciamo, estive. Allora, iniziamo con un prendisole bianco, bianco optical, che ha un effetto laser, cioè qui ha una decorazione tutta lavorata, tutta fatta a laser, un pizzo però fatto laser, sia qui che sul fondo, non so se lo vedete bene. Ecco, il tessuto è leggerissimo, sembra quasi carta velina quando voi lo toccate, però in realtà è consistente, cioè è leggero come effetto sulla pelle, però non è un tessuto che si strappa o che cosa, insomma, ecco. È elasticizzato anche questo in vita, e scusate, sul collo qui, quindi ha questo effetto come questo abitino. È piuttosto lungo, cioè l'avrei preferito più corto. Quindi, che cosa? A me arriva un poco sotto il ginocchio. Ovviamente dipende anche da quanto voi siete alte. Se voi siete alte 1,80 m vi arriva sopra. Io sono minuta, quindi è una media questa, e avrei dovuto prendere probabilmente una small, però indossato con una cintura in vita, questo è un amore, è veramente veramente carino. Difetto, se gli devo trovare un difetto, perché mi piace molto questo abitino, è un pochino trasparente. C'era in diversi colori, c'era anche un color senape molto bello, un verde bosco, però io l'ho voluto prendere bianco perché amo il bianco in estate, e lo userò come prendisole, come abitino, diciamo prendisole, oppure ci devo mettere sotto una sottoveste, insomma, perché insomma un pochino è trasparente. Poi un altro vestitino, ho preso tutti abitini diciamo da mare, un altro vestitino deliziosissimo che mi è piaciuto moltissimo è questo.
Io ho preso tutte taglie medie e mi vanno tutte bene abbondantine, cioè comode, diciamo, comode. Ho paura a prendere la small perché a volte ho trovato delle taglie veramente risicatissime, per cui preferisco starci un po' più comoda. Allora, questo è veramente un amore, è un abitino che ha un color lilla con dei fiorellini, una fantasia molto primaverile, gioiosa e fresca, manichine a sbuffo, vita impero arricciata perché questo ha la vita alta, ecco, arriva qui e questo è cortino, cioè arriva sopra il ginocchio a me, quindi se voi siete più alti di me è un abitino piccolo, corto e questo anche è molto carino con una cintura in vita, una bella cintura alta, è delizioso. E, tra l'altro qua il tessuto è molto leggero ma non troppo, è un pochino più consistente di quello bianco, questo è in polyester questo abitino qua. Poi veniamo ad un altro pezzo che sinceramente me lo aspettavo diverso, sono tutti molto simili, è molto pesante, questo è un cotone molto molto consistente, pesante. Insomma, spesso a righe bianche e celesti che ha un decoro sul fondo che ora vi faccio vedere. Ecco. Ha dei ricami. Questo qui viene con una sua cintura in stoffa che però io ora non trovo, non so dove l'ho messa, perché comunque l'ho messa via perché avevo già deciso che l'avrei indossato con una cinta a parte. Allora, anche questo è così larghino, ma non troppo, è molto carino. Arriva anche questo sul ginocchio e quindi va portato, secondo me, per una vestibilità perfetta con una bella cintura in vita. Se riesco, ve li farò vedere tutti questi abiti indossati in un secondo momento. Allora, nel frattempo mi sono arrivati anche mi è arrivato un altro pacco con altri due prodotti che erano inclusi nello stesso ordine, di cui io avevo dimenticato l'esistenza, per cui ancora non avevo editato il video e quindi ho girato un'altra clip, per quello mi vedete diversa perché è una giornata diversa e vi faccio vedere, visto che ci sono anche questo abitino, che è uno di quelli che vi ho mostrato prima, ve lo faccio vedere, per quanto possibile ve lo faccio vedere insomma un pochino più a figura intera, ecco, è corto, arriva sopra il ginocchio e questo è l'effetto, mi piace molto. Questo vestitino che io sto usando in realtà per stare in casa, però è delizioso, ecco ora mi risistemo, però secondo me è delizioso per andare al mare, per vestirsi freschi, per fare delle commissioni, è un vestitino semplice ovviamente, però è molto molto gioioso, questo mi è piaciuto moltissimo, il colore è veramente bello, è un celeste polvere. Allora poi mi è arrivata questa fascia che ora non la tolgo perché altrimenti l'effetto Wanda Osiris si distrugge, praticamente è una fascia elastica che è doppia, ecco, vedete? È doppia da un incrocio qui davanti, molto utile, molto versatile. Io l'avevo presa, l'avevo adocchiata, così ho cercato fasce per capelli. E l'avevo adocchiata sul sito, l'ho infilata nel carrello, costava poco perché io sono sempre alla ricerca di fasce per i capelli per quando mi trucco, ce le ho tutte chiare e quindi una nera, insomma, ci vuole, però in effetti mi piace parecchio. Non so se ci andrei in giro così, ma ci proverò perché per l'estate io, avendo tagliato i capelli, io ero abituata prima a legare i capelli. Ho anche acceso l'aria condizionata e tra un po' comincio a grondare, altrimenti io ero abituata a legare i capelli quando li portavo lunghi. Ora con il capello corto in realtà io patisco molto il caldo perché mi faccio uno chignon su questa parte qui davanti, sì, però per quando vado a dormire, ma di giorno no, non sta bene il capello corto anche se davanti ce l'ho lungo, no? Vabbè, quindi sto cercando dei metodi per tenere il viso scoperto nelle giornate più afose o per quando sarò al mare. Vediamo se funziona, quindi fascia per capelli a lavanda Osiris e poi un completino di biancheria intima, di lingerie, che probabilmente sarà anche
Non so se metterò questa come foto di anteprima, comunque sia, mi sono azzardata a scegliere un completino. Zaful ha tantissimi completini di intimo, di tutti i tipi, ma anche alcuni molto azzardati. Io ne ho scelto uno che è una via di mezzo, una cosa semplice. Allora, questo che è un nero antracite. Con questo pizzo grigio è satin di raso, è raso questo, ed è questa una canotta abbastanza morbida che secondo me questo nasce come completino da notte, come baby doll da notte, anche se sì, un baby doll da notte, però secondo me questo va bene anche come sottogiacca perché è molto carino, magari non in questa stagione perché con questo sembrate un po' nude, è una giacca sopra morite, però nella mezza stagione. Questo può essere un perfetto sottogiacca oppure per le serate un po' più fresche. E poi ha la culotte, che è questo pantaloncino qui, con la stessa fantasia di pizzo ai bordi e agli spacchetti. Allora, la taglia, veniamo alla taglia. Qui io mi sembra che ho preso una taglia che è ben più grande della mia abituale. Ora, io non ricordo, e tra l'altro non c'è l'etichetta, ma mi sembra di aver preso, se non sbaglio, poi ve lo confermerò, magari vi metterò il link. Mi sembra di aver preso una large. Questa dovrebbe essere una large perché avevo letto i commenti, avevo visto delle foto e ci sono insomma delle review anche sui capi di chi ha già acquistato questo oggetto e dicevano che era piccolo. Quindi questa sì, se non sbaglio, è una large, per cui prendete almeno una taglia più grande della vostra. Considerate che io sono una S e ho preso una large, mi va comoda, però calza come una media, ecco. Quindi, e poi invece il calzoncino è piccolino. Allora è elastico, però guardate un po', cioè la vita è veramente piccola. L'avrei invece questo preferito un po' più morbido. Questo mi sa come una S, quindi boh, o si sono sbagliati a mettermi insieme i pezzi, ma qui la taglia non c'è. No, ecco, large. Qui c'è scritto L, lo vedete? Large. Però questo sicuramente questo non è una L, quindi sulle taglie di intimo secondo me è un po' rischioso. Per le altre cose devo dire che questa volta anche con le taglie più o meno questo forse poteva essere anche un pochino più piccolo, però a me l'effetto risicato non piace, quindi preferisco che sia un pochino più morbido e quindi io prendo sempre una taglia in più. Stavolta ho davvero finito, grazie comunque a Zaful, spero di avervi fatto come al solito compagnia e un bacio, alla prossima, ciao!